Ciao ragazzi, qui Matteo da Abu Dhabi, sono in viaggio, dietro di me c'è Yas Island ad Abu Dhabi, è un posto bellissimo, ma ci tenevo a fare un video anche oggi per parlare delle capacità che ti servono per avere successo. Di recente guardavo un documentario su Netflix e stavo pensando, cavolo, tutti questi atleti, ed era un documentario basato appunto sui più grandi sportivi in tutti gli sport, dicevo, cavolo, ma sti grandi atleti è come se, cavolo, fossero nati per fare quello. Ti vedi l'atleta, il bodybuilder che già a 10 anni era lì a sollevare pesi, era come se avessero questo istinto, questa passione, questa ossessione che non riescono a fermare. Poi sono stato a Parigi qualche tempo fa, ho visto lo spettacolo del più grande illusionista francese, Daniel Ary, fortissimo, e lui durante lo show mi ha molto colpito questo, diceva io ragazzi faccio questo da 40 anni e metteva le sue foto, i suoi video di quando aveva 6-7 anni ed era lì già con la bacchetta magica, il cappello, la prestigiatore. Cioè, dici, porca miseria, certe persone o nascono con una genetica favorevole oppure hanno questo istinto, questa passione così forte che non riescono a fare a meno di fare ciò che fanno, ok? Allora stavo pensando e dicevo, cavolo, ma se io non nasco con una genetica particolare e se non nasco con una passione così forte per qualcosa, come cavolo faccio ad avere successo? Cioè, c'è un modo? Se la vita non mi premia con una capacità speciale, cioè non ho un talento speciale, non ho un'intelligenza superiore alla media, cioè come posso giocarmela io in questa vita? Cioè cosa posso fare? E stavo ragionando e alla fine ho detto, porca miseria, l'unica cosa che si può fare quando nasci così, e anche io sono nato così, ok? Senza nessun talento, ero così e così in tutto ma eccellente in nulla. Allora come ho fatto? Mi sono giocato l'unica carta, cioè diventare un all-inner. Noi in Marketing Genius parliamo spesso di questo, della cultura all-inners, cioè cosa significa? Significa diventare una persona che non molla mai. Quella è l'unica dote che non nasci con quella dote, te lo garantisco, la acquisisci, però è quella che ti permette di avere successo in qualsiasi cosa nella vita. Perché chi diventa un all-inner diventa forte, ma forte proprio nella vita. E se sei forte nella vita, sei forte in tutto. Cioè non importa cosa vai a fare, non importa se inizi una carriera, non so, in un ufficio, non importa se ti metti a fare marketing digitale, non importa se apri il tuo negozio, non importa quello che andrai a fare. Se sei un all-inner, cioè una persona che crede nei propri mezzi e che non molla mai fino alla vittoria, tu arrivi a qualsiasi obiettivo. Diventi forte proprio nella vita di tutti i giorni. Cioè ti possono togliere tutto, che tu comunque trovi il modo per ripartire, trovi il modo di reinventarti, trovi il modo di salvarti sempre e comunque da qualsiasi situazione sfavorevole. Questa è l'unica dote che se ci pensi non l'acquisisci alla nascita, l'acquisisci con le tue scelte. Quindi nella vita ricordati, hai due opzioni, o molli o vai all in. O molli e dici, va, porca miseria, il successo è solo per quelle persone che sono nate con una dote, è solo per quelle persone che sono nate più intelligenti degli altri, è solo per quelle persone che sono nate con un patrimonio genetico che io purtroppo non ho. Oppure dici, porca miseria, ci sono quelle persone, ok, io purtroppo non sono così, cos'è che posso fare? Posso diventare un all-inner, posso andare all-in e decidere finalmente in cosa specializzarmi, andarmi a prendere le competenze, lottare e prendermi la mia rivincita professionale. E una volta che ho preso la mia rivincita professionale, mi prendo la rivincita in ogni campo della vita. Perché? Perché divento una persona forte, ma forte dentro. Questa è l'unica abilità che ti garantisco, non importa se nasci o no con delle doti, tu questa la puoi acquisire con le tue scelte. Quindi scegli di andare all-in, scegli di diventare una persona che non molla mai. Un abbraccio grande ragazzi e a prestissimo.